Ciao a tutti, bentornati in Cucina con Agnese. Oggi prepareremo un gustosissimo contorno di stagione. Pisellini, carote e cipolline. Facile, veloce e pieno di gusto. Gli ingredienti che ci serviranno per questa ricetta sono i pisellini di stagione. Oggi li ho trovati freschi presso il fruttivendolo vicino casa, appena raccolti e portati dalla loro campagna fuori Roma. Ci serviranno 300 grammi. 300 grammi anche per le carote, che sono tagliate a rondelle, una volta pelate. 200 grammi di cipolline, che non ho trovato invece questa volta presso il fruttivendolo, però vi do un consiglio. Io le ho trovate conservate sotto acqua e sale, non acqua e aceto. Se volete un sapore più agrodolce al vostro piatto, acqua e aceto vanno anche bene. Io questa volta ho optato per quelle dolci. Le ho scolate dalla loro acqua di conservazione e sono pronte per essere utilizzate. Ci servirà mezzo cucchiaio di zucchero, del prezzemolo a piacere, una noce di burro, olio, sale e pepe. E a parte poi ci servirà un bicchiere di acqua calda, ma vi farò vedere dopo. Mettiamoci subito a cucinare. In questa padella a freddo ho messo una noce di burro e un filo d'olio per non far bruciare il burro. Lasciamolo sciogliere un attimo. Andiamo ad aggiungere le cipolline e lasciamole insaporire un attimo, 2 minuti, 2 o 3 minuti. Aggiungiamo anche le carote tagliate a rondelle e anche queste lasciamole insaporire qualche minuto. È arrivato il momento di aggiungere i pisellini, aggiungiamo un pizzico di sale del pepe, del prezzemolo e un bicchiere d'acqua circa. Mescoliamo e lasciamo insaporire bene tutti gli ingredienti. E adesso questa padella va coperta con il coperchio, va fatto cuocere a fiamma bassissima, a fiamma dolce per 40 minuti circa. Chiudiamo e ci vediamo dopo. E saremo pronti a mangiare. 40 minuti sono passati, sono perfettamente cotti, li ho assaggiati. L'unica cosa, vanno regolati con un pizzico ancora di sale. Alziamo pure il gas, così lasciamo asciugare il liquido residuo che c'è sotto. Diamo una mescolata per lasciar sciogliere il sale. E siamo pronti a impiattare. Eccoci qui, i nostri piselli con carote e cipolline sono pronti per essere gustati. Spero tanto questa ricetta vi sia piaciuta. Mi raccomando, mettete un bel like al video, vi siete iscritti anche al canale e non dimenticatevi che sul sito cucinaconagnese.it trovate la lista degli ingredienti per fare la spesa e il procedimento se lo volete replicare anche voi. E casomai mandatemi una foto, mi farebbe piacere di vedere le vostre creazioni. Ci vediamo alla prossima! Inviaci richieste e suggerimenti a agnese@cucinaconagnese.it oppure se vuoi visita il sito www.cucinaconagnese.it.